Ciao a tutti, oggi parliamo di libri e per l'occasione, ed è da un bel po' che non lo facevo, un consiglio di lettura random. Libri che ho letto nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, ma a cui non ho dedicato una recensione apposita, un video apposito e non ho avuto ancora occasione di parlarne sul canale, perché magari anche se nella maggior parte dei casi parliamo di libri che mi sono piaciuti, c'è anche qualche libro che mi ha lasciato un po' più perplesso, ma comunque in linea generale sono tutti libri molto interessanti, non avevo troppe cose da dire a riguardo, quindi in questo video faccio un po' una sorta di riassuntone per darvi degli stimoli, di consigli di lettura che spero possano incuriosire tanti di voi. Partiamo subito e partirei a ritroso dall'ultimo che ho letto a livello temporale, e proprio ieri ho terminato la lettura di un libro che attendevo da tantissimo. Proprio appena ho visto l'annuncio da Adelphi ho detto devo averlo a prescindere, perché proviene da uno di quegli autori che mi fanno precipitare il giorno stesso in libreria, e sto parlando di Manuel Carrer con il suo Ucronia. Ucronia però, attenzione, e lo dico se stavate aspettando il nuovo libro di Manuel Carrer, non è il nuovo libro di Manuel Carrer, questo è un titolo che io consiglio principalmente ai completisti dell'autore francese, perché non si tratta né di un romanzo e neanche uno di quei libri autofiction che hanno reso popolare l'ultima ventata di Carrer, ma non è neanche un V13, per esempio. È un libro in realtà molto vecchio, che in Italia era ancora inedito. Infatti in Francia è uscito nel 1986 ed è un libro che, se non ho capito male, si tratta in realtà della tesi di laurea di Carrer, e un po' si vola nell'iperuranio. Mi sembra di aver letto un articolo in cui si citava proprio Ucronia come la tesi di laurea di Carrer, che poi, proprio per la sua alta qualità, è stata pubblicata come saggio da una casa editrice francese negli anni 80. Quindi, fatte queste premesse, vi devo dire che è un libro che mostra un Carrer acerbo. Acerbo nel senso che non faticherete un pochino a riconoscere la scrittura tipica di Carrer, le tematiche tipiche di Carrer, e vi troverete, ed essendo una tesi di laurea o comunque un saggio nato come effettivamente una tesi di laurea, sembrerà di leggere la tesi di laurea di uno studente brillante, più che un saggio complesso, vero e proprio, di un autore già maturo. Per essere scritto in giovane età, sicuramente è un testo validissimo, e l'argomento, devo dire, è molto interessante, perché Ucronia, da titolo, è un'indagine da parte di Carrer su quel genere di storie che riscrivono in qualche modo, in una sorta di if, un avvenimento storico. Se ad esempio la seconda guerra mondiale fosse stata vinta dai tedeschi, cosa sarebbe successo? Oppure ancora, se Napoleone non fosse morto come è morto, cosa sarebbe successo? Ma l'Ucronia, diciamo che è un genere che lancia moltissime possibilità narrative. Lo stesso Carrer le identifica, e ne identifica una grande risorsa soprattutto dalla fantascienza, e rimane stupito dal fatto che all'epoca della scrittura di questo libro fosse un genere su cui non esistevano libri. Quindi, obiettivamente, contestualizzato in questo modo, è molto interessante Ucronia, perché pone un accento e un'accezione su un genere letterario, ma non solo, perché comprende un po' tutte le arti dello storytelling, compreso il cinema. In verità, e in questi punti me l'ha reso veramente interessante, ci riguarda molto più da vicino di quel che sembra, perché in qualche modo siamo un po' tutti ucronisti, anche quando raccontiamo un aneddoto che ci è successo. Non so voi, ma obiettivamente a me piace romanzare un pochettino, aggiungere dei dettagli che magari ritengo sul momento essere
dei dettagli che rendono la storia più interessante di come è successa davvero. Che non si tratta per forza di mentire, ma di raccontare la storia con un'impalcatura più forte e di renderla più interessante dal punto di vista dell'interlocutore. E molto spesso, a livello di storia da ascoltare, fino a un certo punto a noi spettatori interessa la verità quando ci viene raccontata una storia. Vogliamo che ci venga raccontata in modo tacito una storia, anche con una punta di finzione, che però riesca veramente a portarci da qualche parte. Quindi quando Carrère arriva a un punto, e secondo me qua si collega in modo pionieristico anche al modo di rappresentare noi stessi sui social network, ad esempio, dell'ucronia come matrice anche del racconto quotidiano, anche di cose piccole, l'ho trovato veramente uno spunto molto interessante, molto pionieristico, soprattutto se contestualizzato a un saggio dell'86. È imperdibile? Secondo me no. Ve lo consiglio solo se siete completisti di Emmanuel Carrère e se vi interessa il tema, perché non troverete, secondo me, il Carrère veramente maturo e brillante che ha reso interessanti anche testi per come anche complessi, come ad esempio il legno, che però diventano interessanti perché te li racconta lui con il suo taglio particolarissimo. In questo caso sì, è inevitabile anche rimanere un po' delusi nel caso in cui non si è preparati a quello che ci si ritrova tra le mani, perché la resa è un po' diversa. Ma se siete super completisti di Carrère, sicuramente saprete riconoscere il genio che verrà successivamente, e dall'altra parte, se vi interessa il tema dell'ucronia, comunque questo è un testo veramente interessante. Il secondo libro da citare è un altro saggio, questo mi è stato mandato dalla casa editrice, e sto parlando di Woods Edizioni, una casa editrice molto giovane ma con un bellissimo catalogo tutto da esplorare. Infatti devo ancora leggermi il saggio dedicato a Lovecraft di Michel Houellebecq, quindi si adora. Ma il libro che ho letto, che mi sono divorato in una sera perché veramente si legge che è un piacere, è Contro la moda di Anouchka Gross, e qua Torlino. Sì, gli viene un infarto perché si chiama Contro la moda, ma in verità non aspettatevi assolutamente, un po' era il mio timore, un saggio classico su, ad esempio, che so, i pericoli del fast fashion, che per carità ci sta, ma pubblicazioni che svelano, scoperchiano i meccanismi anche malsani del sistema moda di oggi, soprattutto del fast fashion, lo sfruttamento degli operai, o ancora l'inquinamento, la questione ambientale, ce ne sono a bizzeffe, ci hanno fatto 200.000 documentari, di cui tanti anche uguali a quelli usciti ancora prima, quindi fino a un certo punto era necessario un testo ulteriore. Sono contento che non sia così, perché Anouchka Gross fa qualcosa di estremamente interessante, includendo comunque anche questi temi. Quindi lei esplora comunque le dinamiche, appunto, controverse del sistema fast fashion, ma quello che lei fa, ispirandosi anche a grandi teorici come George Simmel, ad esempio il suo iconico La moda, è proprio esplorare che cosa significa moda, che cosa significa moda e le contraddizioni della moda, partendo proprio dal grande assunto la moda è contraddittoria perché da un lato spinge l'individuo al volersi conformare e dall'altro dal distanziarsi per una presunta personalità spiccata. Partendo da questo, il saggio si costruisce attraverso piccoli capitoli che affrontano un argomento specifico del passato o del presente della moda per fare un'analisi di carattere generale veramente concisa, diretta e sotto certi aspetti molto illuminante. Per me è una lettura che va fatta, nel senso che l'ho trovata molto coinvolgente. E l'altra cosa che mi piace molto è che comunque proviene da una persona, perché Anouchka Gross è una giornalista di moda, quindi non è un'esterna del settore che fa un j'accuse contro la moda, ma la conosce, la ama, la studia, la analizza,
eppure riesce, pur essendo dentro, comunque anche vedendo la moda anche come arte creativa, riesce in qualche modo anche a mettersi, a mettere in discussione questo universo, secondo me, in modo veramente tagliente e riuscito. Quindi mi è piaciuto molto. Poi ho letto un romanzo breve, veramente divertente, che vale la pena citare, ed è Come diventai monaca. Come diventai monaca è un romanzo breve dell'autore argentino César Aira, di cui avevo letto già anni fa Il pittore fulminato, Come diventai monaca mi è stato recentemente consigliato dalle mie colleghe, Valeria Martina, che saluto, che l'hanno letto, e ho detto: ma come, non l'hai mai letto? Io sono corso subito in biblioteca e ho preso una copia e l'ho divorato in una notte, anche quello. Ed è un libro che mi è piaciuto. L'incipit è geniale. È la storia di quest'uomo che porta la voce narrante, adesso vi dirò perché stiamo parlando di una voce neutra, porta la voce narrante, che è un infante, è un bambino o una bambina, nel senso che il personaggio protagonista varia a livello di fluidità tra il maschile e il femminile, quindi è per quello che faccio fatica a dire bambino o bambina, comunque è un infante, a assaggiare per la prima volta il gelato. Il padre è estremamente goloso di gelato e vuole appunto trasmettere alla prole la sua grande passione con un grande colpo di scena: il gelato che il padre fa assaggiare alla bambina. Uso il femminile perché per larga parte si usa il femminile all'interno del libro per facilità. Comunque sappiate che nel libro c'è proprio questo scambio continuo tra dai generi, sia da come parlano i personaggi esterni, sia da come si identifica la voce narrante. La bambina prova il gelato e lo trova disgustoso, scatenando un intrauma irreparabile a suo padre e portando il padre a verificare lui stesso e a commettere un atroce delitto. Uccide infatti il gelataio finisce in prigione. Uccide il gelataio perché? Perché ha tradito il gran nome del gelato. Già questo incipit mi ha fatto volare completamente. Il romanzo sembra andare su territori grotteschi molto spinti, soprattutto nella prima parte, e sembra essere un grande conflitto di rapporto genitori-figli, ma in verità la cosa che mi ha sorpreso e che mi è piaciuta molto fino ad arrivare all'iconico finale, io ho amato il finale di questo libro, e tra l'altro ottima la scelta di Fazzi per la traduzione del titolo Come diventai monaca, perché il titolo spagnolo originale gioca su un doppio senso, che è dove monaca si dice monja, ma monja in slang argentino vuol dire un'altra cosa che non vi dico perché è uno spoiler del finale, più o meno. In realtà un percorso molto individuale e introspettivo che fa la voce narrante, che tra l'altro si svela essere molto vicina a quella dell'autore stesso, César Aira. È complicato contare questo libro, ma è un bel gioco letterario. È un bel gioco letterario con tante sfaccettature. Da una parte il tocco surrealista, di realismo magico, tipico di molta letteratura sudamericana, e dall'altro anche una tendenza a scavare profondamente nello psicologico, servendosi di poche pagine e di una scrittura per lunga parte veramente brillante. Quindi ve lo consiglio, ma non ho voluto dedicarci un video perché è difficile parlarne senza rovinare l'esperienza. Questo è uno di quei libri che devi leggere senza saperne nulla, secondo me. Poi ho recuperato due libri di Tanizaki. Tanizaki Junichiro è uno dei grandi autori giapponesi del Novecento, e sto parlando della madre del comandante Shigemoto e Nostalgia della madre. Due romanzi, in realtà il Nostalgia della madre è una raccolta di racconti, di cui è presente anche il racconto Nostalgia della madre, però due libri
che sono accomunati, oltre al fatto di essere dello stesso autore, anche per, diciamo, sviluppare le ossessioni tipiche di Tanizaki. Tanizaki è un autore che molto spesso è correlato all'Eros e Thanatos, ad esempio suo è il grande capolavoro della letteratura erotica La Chiave, e i suoi romanzi sono molto spesso traboccanti di sensualità. Una sensualità sottile, dove anche il mostrare un piede nudo, e in questo Tanizaki non nasconde il suo feticismo per i piedi, per esempio, però il piede nudo che non è raccontato in modo morboso, ma in modo sottile come una nudità vedo non vedo, svela tutta la ribollente sensualità che attraversa la sua letteratura, che è spesso dominata da figure di donne che diventano quasi dei simulacri, che diventano quasi delle dee effettivamente agli occhi di Tanizaki stesso, che le tratteggia spesso con grande incanto. Da una parte abbiamo il diario la madre del comandante Shigemoto, e ho detto diario perché in questo libro c'è un diario, che ho trovato faticoso. Mi è piaciuto perché comunque la scrittura di Tanizaki è estremamente pittorica, elegantissima, e in questo modo sembra di viaggiare veramente all'interno di stampe dell'arte ukiyo-e giapponese, però obiettivamente è un po' faticoso. Le ossessioni tipiche di Tanizaki sono presenti, soprattutto con la figura simbolica della madre, che qua ritorna effettivamente all'interno di una storia un po' criptica che è ambientata nel periodo Heian. Il periodo Heian giapponese è quello che ha dato luce al più grande capolavoro della letteratura giapponese, che è la storia di Genji, il principe splendente, e questo romanzo di Tanizaki è un diretto omaggio al capolavoro di Murasaki. Mi è piaciuto, faticoso, sì, ho molto più apprezzato probabilmente Nostalgia della madre, che secondo me, soprattutto nell'ultimo racconto, c'è quest'ultimo racconto che è meraviglioso, io mi ha fatto venire le lacrime agli occhi, ho detto oddio sì, questo è Tanizaki ai massimi livelli, dove abbandona la sensualità della sua letteratura per invece entrare in un'introspezione molto profonda, soprattutto con il collegamento di sua madre, quindi la madre reale di Tanizaki, un racconto autobiografico sull'elaborazione del lutto di un genitore, raccontata però attraverso, anche in questo caso, come se fossimo all'interno di un quadro ukiyo-e, con questa notte illuminata da questa luna luminosissima, quel racconto lì mi ha fatto venire il magone, ha detto quanto è bello, anche gli altri sono belli, ma per me il racconto di chiusura veramente è un picco allucinante, stupendo. Rimanendo in Giappone, devo dirvi che invece c'è un libro che non ho apprezzato particolarmente, nonostante ami molto l'autrice, ami molto. Quello che ho letto mi è sempre piaciuto, in questo caso pur trovandomi di fronte ha una bella scrittura, come sempre, mi ha un po' annoiato. E devo dire che fino a un certo punto sono entrato in connessione con la storia che si raccontava. E si chiama La voce dell'acqua. La voce dell'acqua è un romanzo della scrittrice Kawakami Hiromi. E mi intrigava molto, perché poi mi piace come questa scrittrice sia bravissima nel parlare di tutto, facendo succedere niente. Io ad esempio ho amato molto I 10 amori di Nishino, che è semplicemente un romanzo costruito da 10 testimonianze di donne diverse che offrono il ritratto di un uomo che hanno amato tutte 10, un uomo che non compare mai e che si svela attraverso queste testimonianze. Quindi è il romanzo di un personaggio che non c'è. Quella è un'idea molto bella che aveva sviluppato molto bene, lei è molto brava a fare queste cose, quindi racconti scarni, dove però ti sa entrare in profondità a livello emotivo umano. La voce dell'acqua è più complesso come romanzo, succedono molte più cose, è quasi una saga familiare in realtà, nel senso, pur essendo breve perché ha 130 pagine, non è un libro lunghissimo, è la storia di due fratelli,
un ragazzo e una ragazza, ormai adulti comunque, che decidono in un certo momento della loro vita. Il libro è, si sviluppa nell'arco di un periodo molto lungo di tempo, sin dall'infanzia dei due protagonisti, per arrivare poi alla loro età adulta, e quando loro fanno questa decisione siamo sul calare degli anni 90 e loro due decidono di tornare a vivere assieme nella casa di infanzia, nella casa dei genitori. E qua si sviluppa una complicità che loro credevano aver perso, perché loro, dopo essere stati molto attaccati a livello d'amicizia, poi ricordando comunque altri personaggi secondari, comunque loro sono un po' persi di vista, ognuno per la sua strada, decidono di tornare alle radici e si riaccende, diciamo, il rapporto di fratellanza, che poi a una certa, e questo non è neanche troppo uno spoiler, si può sviluppare in qualcos'altro. Ecco, il modo molto tranchant in cui viene inserito questo tema anche mi ha lasciato un attimo così, ti va là, per quanto io non sono, cioè nel senso, se inserito come credevo che fosse, in modo simbolico, come tipo quasi realismo magico, avrei detto ok, ma il problema è che il romanzo, pur inserendo questo tema, che può essere anche, anzi è controverso, rimane a bordo dell'acqua, non entra in profondità, è anche molto piano, e devo dire mi ha annoiato parecchio, nonostante le cose succedessero. È un romanzo dove succede una valanga di roba, ma ho provato scarso coinvolgimento nei confronti dei protagonisti, delle loro vicende. Sostanzialmente non me ne fregava nulla, e devo dire che anche il tema tabù è inserito in modo così, un po'... sì, succede, le cose della vita, boh. O me lo inserisci, secondo me, in modo tipo simbolico, tipo ok, è controverso, ma per la logica di questa storia ha senso ed è simbolico, è un simbolo, non deve essere realistico. O mi inserisci il tema e me lo approfondisci, messo lì così, perché in realtà ci sono delle conseguenze, delle cose, però fino a un certo punto, insomma, non mi ha convinto per niente. Mentre un libro che mi ha convinto, e non ho dedicato una recensione apposita perché è un romanzo che chiaramente è molto politico e appartiene a una politica che non è del paese in cui vivo, è una politica di un paese di cui fino a un certo punto ho conoscenza. Secondo me, per poterlo discutere serve una preparazione che non sento di avere, ma vi posso dire che Il sogno cinese di Ma Jian è una figata, è un romanzo fighissimo. Allora, è un romanzo che ho trovato, che non riesco a dire è perfetto, è stupendo, perché in molti casi mi è sembrato un po' fumoso, nebuloso, come se saltassero dei pezzi, però è proprio figo, è una satira del governo cinese di Xi Jinping, neanche troppo velata, raccontata come se fosse una distopia kafkiana, ed è raccontato anche con un umorismo particolarmente spinto e feroce. Ma Jian in questo non ha molti filtri. Io amo gli scrittori cinesi contemporanei perché Ma Jian si inserisce un po' in quel filone che va da Yua a Mo Yan, dove si trattano anche argomenti tosti, e c'è questo umorismo che molto spesso pervade le opere di questi scrittori, di questi grandi scrittori, che è un umorismo che obiettivamente a questo punto non posso che dire è umorismo cinese, il Chinese humor, che è un umorismo a sé, che ho trovato simile nelle opere più sbarazzine di questi tre scrittori. Quindi un umorismo comunque anche crudo, anche proprio nero, però scanzonato, che non vuole metterti per forza a disagio, che usa anche, ti scomoda, ti dà fastidio, ma te lo racconta in un modo talmente scanzonato che rimani un attimo spiazzato, ti spiazza.
ed è un umorismo che trovo molto intelligente, molto brillante e anche feroce, cioè che va giù dritto al punto. Il sogno cinese, vi dicevo, è una distopia kafkiana di quello che senza troppi filtri, e questo viene raccontato anche nella pre e post fazione del libro, è una satira kafkiana della società cinese sotto il governo di Xi Jinping. E vive, diciamo, è una società, quella che viene raccontata in questo romanzo, distopica, in cui sostanzialmente l'obiettivo primario del governo è fare in modo che in qualche modo tutti i cittadini cinesi abbiano ben chiaro un po' la versione cupa e dark di quello che poteva essere l'American Dream. In questo caso però abbiamo il sogno cinese, la perfezione del sogno cinese, che viene installata quasi nel cervello, a mo' di lavaggio del cervello, attraverso diverse caratteristiche, diverse strade. Non voglio raccontarvi troppo perché è un romanzo bomba mano, cioè te lo leggi in un pomeriggio e questo ti ribalta completamente. Devo dire che in alcuni punti ti fa anche sorridere amaramente. Però è un romanzo sicuramente coraggioso, ben scritto, folle, completamente folle, con delle punte anche a volte quasi horror. L'unica cosa che a volte mi è sembrato un po' raffazzonato, nel senso, mi sembrava che in alcuni punti si perdessero un po' i pezzi. La struttura a volte mi è sembrata un po' nebulosa e forse è un po' troppo breve, perché se avesse avuto qualche pagina in più sarebbe stato ancora più corposo. Però ci sta, io comunque ve lo consiglio, una bella lettura. E quindi niente, questi erano i libri che ho letto di recente a cui non ho dedicato un video. Fatemi sapere se vi ho consigliato qualcosa per voi di interessante, spero di sì. E detto ciò, vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!